Con questo incontro abbiamo voluto porre una riflessione rispetto alla questione dei corsi d'acqua. Noi come Spezia siamo una città piena di corsi d'acqua e quindi l'acqua è un elemento fondamentale per la nostra comunità. Negli anni abbiamo, diciamo così, affrontato le questioni in modi diversi dalla Spezia ottocentesca, quindi che ha creato ha imbrigliato, diciamo, il corso dell'acqua, ma in realtà poi ci sono stati poi nell'evoluzione della città una serie di interventi anche di tombamento, di comunque mal gestione dei corsi. Ora da parte di tutti ci deve essere una forte riflessione anche alla luce di eventi climatici e quindi di un clima che cambia, ma anche una volontà di ristabilire un equilibrio tra la natura e l'intervento umano. Voglio ricordare che grazie al risanamento dell'Agora, diciamo che si sono ripresentati specie di uccelli che non si vedevano da anni, grazie al fatto di aver, diciamo, risanato da un punto di vista, di fognature, in parte, non completamente, però il l'Agora, e così è successo anche su altri canali. Stiamo, verificando e vedendo una rigenerazione del tessuto naturale dei nostri corsi d'acqua. Intanto è fondamentale tenere conto di tutte le proprietà che un corso d'acqua porta in città, che non è solamente diciamo, la bellezza dell'acqua che scorre, ma innanzitutto l'acqua come risorsa, la qualità dell'acqua, la disponibilità d'acqua, l'interazione quindi con la falda e poi diciamo, l'esigenza di qualità dell'ambiente esterno, insomma, dal punto di vista climatico, dal punto di vista paesaggistico, ecologico, eccetera. Quindi l'aspetto idraulico, del rischio idraulico è una delle componenti che in certi casi è predominante, ma non è la sola. E quindi riportare il corso d'acqua, che spesso sono stati tombati, chiusi, degradati, inquinati, ricettacolo di rifiuti, riportarlo più vicino alla natura significa riconquistare almeno in parte questi elementi che dicevo prima, che sono fondamentali per la vita dell'uomo in città, non possiamo dimenticarne, perché ormai siamo sempre più connessi alle risorse del territorio. E in secondo luogo, riuscire a ritrovare degli spazi affinché si sfoghi l'energia che è sempre più spesso legata ai fenomeni, diciamo, meteorologici estremi che negli ultimi anni causa mutamenti climatici e variazioni del territorio sono sempre più frequenti. Quindi si riesce allo stesso tempo a ottenere dei risultati che non vanno in contraddizione.